Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a parlare di creatività, ovvero il nucleo centrale del nostro corso di scrittura creativa. Beh, la creatività è una dote rara e vi svelo il motivo. Ovvero, la creatività non è un qualcosa di innato, non si nasce creativi, ma si diventa, si sviluppa provando, sperimentando, esercitandosi. Certo, raccontare qualcosa che ci è successo, sappiamo tutti che è qualcosa di complicato, di molto difficile. Ma sappiamo anche che creare una storia, un racconto, un'avventura che non è accaduta davvero ma che ci immaginiamo noi è ancora più complesso. Però è la cosa più bella perché ci dà soddisfazione, ci dà l'idea di avere costruito e inventato qualcosa. La creatività, sappiate, è la vera e propria chiave per il futuro. Vi faccio un esempio. Proviamo a tornare con la mente ai tempi dei nostri nonni. Questa immagine è un'immagine di parecchi anni fa, di parecchie decine di anni fa. Tempi in cui guardate sullo sfondo come erano fatte le automobili, tempi in cui le cose erano molto diverse. Pensate con la loro mente, quando i vostri nonni erano bambini, come mai avrebbero potuto immaginare delle cose del genere? Un computer, un drone, uno smartphone, delle automobili come i SUV, le automobili super tecnologiche. Tutto questo sarebbe stato inimmaginabile. E lo stesso, in realtà, lo è anche per noi. Il nostro futuro è qualcosa che è tutto da inventare. Vi ho messo l'immagine del drone perché, per esempio, un po' di anni fa, neanche troppi, probabilmente quando stavate nascendo voi, sarebbe stato inimmaginabile che qualcuno di lavoro potesse fare il pilota di droni. Oggi invece è un mestiere. Quindi chissà quanti mestieri e quante cose ci sono da inventare per il futuro. Proviamo subito a fare qualche esercizio di creatività. Guarda il volto di quest'uomo. Cerca di coglierne l'espressione, i tratti caratteristici e poi immagina. Di sana pianta inventa e racconta la sua storia e qual è stato il suo percorso di vita. E poi prova a raccontare, immaginando prima e descrivendo poi, un mondo fantastico. Parla dei suoi luoghi incredibili, dei suoi abitanti magici o mostruosi, creando quello che è un vero e proprio set per un film fantasy. Un po' come il mondo di Harry Potter, piuttosto che del Signore degli Anelli, o dei vari film di fantascienza o dei libri di fantascienza che avete visto o avete letto. Fate una prova. Vi auguro buon lavoro!